Federico Maio, nuovo vicepresidente della provincia di Biella, di fatto insomma consigliere anche nelle passate legislature. Uno dei progetti che ha portato avanti con tenacia ed è poi stato approvato addirittura all'unanimità dalla provincia è stato il progetto sulla strada Trossi, di cui si sta parlando molto in queste ore. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, intanto cerchiamo di capire in cosa consisteva e consiste il progetto del rifacimento della strada Trossi. Beh, allora, la strada Trossi è l'arteria principale che ci collega dall'autostrada a Biella, è l'ingresso della nostra del biellese, diciamo. Quindi l'importanza di avere un collegamento con l'autostrada è da anni che se ne parla. La cosa importante sulla strada Trossi è la messa in sicurezza di questa strada, perché purtroppo è una strada molto trafficata, e la strada prima si chiamava degli outlet, adesso di outlet ce ne sono più pochi, ormai è diventata proprio la strada commerciale, ci sono dalle industrie al commercio di automobili, cioè è una strada molto importante. Quindi l'importanza era di metterla in sicurezza e di rendere un traffico fluido. E quindi si è pensato già nella passata legislatura di fare uno studio di fattibilità, di farla a due corsie. L'abbiamo diviso in tre lotti. Il primo lotto parte da Gaglianico, praticamente è la continuazione della strada di fronte agli Orsi, con due corsie, e scende fino giù al passaggio della ferrovia. Sì. Questo è il primo lotto che si è parlato, che ha un impatto di circa 3 milioni di euro, viene fatta con uno spazio traffico centrale, con un'aggiunta di un'altra rotonda, perché ogni 500 metri circa bisogna dare la possibilità di poter ritornare indietro per collegare tutte le attività commerciali, e in questo modo si riesce ad arrivare in modo fluido e in sicurezza, perché anche gli attraversamenti saranno dei passaggi pedonali sicuri, quindi non ci sarà un attraversamento completo, ma si arriverà a metà della centro strada, e poi dopo ci sarà l'altro, ci si sposta e si può continuare la strada. Sì, insomma, quindi ha assolutamente sostenuto questo progetto. Adesso è entrata in campo tra l'altro anche la Fondazione Biellezza per abbellire anche visivamente la strada. Lei cosa ne pensa? Ah sì, benvengano questo nuovo progetto di riqualificazione anche nella bellezza. Lo studio di fattibilità è stato fatto, come tempistica? Ma allora, noi come tempistica già abbiamo, nella scorsa legislatura in provincia, abbiamo fissato già dei fondi per la progettazione, perché purtroppo ci sono varie fasi. Noi abbiamo fatto uno studio di fattibilità ed è stato fatto già un anno e mezzo fa. Adesso il passaggio era quello di dare la vera progettazione. Abbiamo già stabilito i fondi e già nella passata legislatura speriamo di poter dare in appalto appunto questo progetto e poi subito dopo realizzare. Io mi auguro che nei due anni che il nuovo consiglio c'è abbiamo dei risultati. Ecco, purtroppo nella burocrazia e la politica a volte è molto lenta.